Salve a tutte e a tutti, bentrovati e anche oggi parliamo di Feng Shui tradizionale o Feng Shui popolare. Uno degli elementi pressoché universali che noi assegniamo al Feng Shui è lo specchio Ba Gua. Che cos'è lo specchio Ba Gua? Innanzitutto, Ba Gua cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente otto simboli. Otto simboli sono di fatto i trigrammi che vengono indicati all'interno dello specchio. Come sappiamo dal Feng Shui, ogni trigramma rappresenta una determinata direzione spaziale. Cosa significa? Significa che il significato proprio che noi assegniamo ad un trigramma, i trigrammi di fatto sono semplicemente degli archetipi, viene rappresentata da determinate caratteristiche ambientali. Ci sono due sequenze di trigrammi, la sequenza del cielo anteriore e la sequenza del cielo posteriore. Come avevamo già parlato in un video precedente che trovate qui in descrizione. Ma come utilizziamo il Bagua? Quando parliamo di Feng Shui popolare, il Bagua lo troviamo pressoché ovunque. Possiamo dover mettere un Bagua sopra i fuochi, davanti alla porta del letto, in ingresso, sulle scale, davanti a un corridoio, in qualsiasi luogo. Se infatti noi troviamo un Bagua posizionato dentro casa, tranne rarissimi casi, abbiamo a che fare con un intervento di Feng Shui popolare. Infatti, a livello tradizionale, andando al di là di tutta la rigorosa interpretazione archetipica dei trigrammi e dell'uso dello specchio che vi farò a breve, il Bagua viene considerato come un elemento che porta fortuna. Quindi non è raro che negli interventi di Feng Shui popolare dicano di posizionare il Bagua all'interno della casa in luoghi che magari avrebbero bisogno di una maggiore qualità energetica, di un qualche miglioramento o che presentano dei difetti. Eppure, come capirete a breve, questo è un errore dato dalla misinterpretazione. Il Bagua, che ha un profondo e ha delle specifiche funzioni all'interno del Feng Shui tradizionale, nel Feng Shui moderno diventa un oggetto come altri che può essere utilizzato a seconda del bisogno. Capiamo invece di avere a che fare col Feng Shui tradizionale quando abbiamo delle indicazioni molto specifiche riguardo il Bagua. E soprattutto nel Feng Shui tradizionale, ripeto, tranne rarissimi casi, il Bagua si troverà sempre al di fuori della nostra casa o della nostra attività lavorativa. Che cosa rappresenta realmente il Bagua? Il Bagua di fatto rappresenta quelle che sono le dinamiche del Ci terrestre e del Ci celeste. Quindi dell'energia che ci proviene dal cosmo e che ci influenza, che è quella rappresentata dalla sequenza dei trigrammi del cielo anteriore, e invece il Ci terrestre è quello che manifesta come gli eventi si sviluppano, come le energie, le potenzialità si mettono in atto sul nostro pianeta e che sono rappresentate dalla sequenza del cielo posteriore. Parliamo quindi di due sequenze, la prima del cielo anteriore, mitologicamente assegnata a Wu Fuji, quindi parliamo del terzo millennio avanti Cristo, e poi quella del cielo posteriore che viene assegnata a Re Wen degli Zhou, quindi parliamo più o meno del 1200, 1100 avanti Cristo. Quindi un intervento serio di Feng Shui andrà a valutare che Bagua mi serve. Per il mio tipo di intervento ho bisogno di utilizzare una sequenza del cielo anteriore, quindi in cui è molto potente il Ci celeste, o una sequenza del cielo posteriore.
Questo varierà a seconda del tipo di danno o di potenziale pericolo che dobbiamo andare a limitare. Infatti, come dicevo, tradizionalmente il Bagua viene posizionato come un protettore al di fuori della porta di casa o di una delle porte di casa o anche in direzione di potenziali forme negative, di potenziali forme che potrebbero portare degli esiti fisiologici non adeguati presenti che si vedono negli affacci, quindi nelle finestre o altri spazi aperti, le terrazze. Inoltre, un intervento serio di Feng Shui utilizzerà il Bagua anche valutando quale sia la forma dello specchio. Infatti, comunemente nel feng shui popolare un Bagua vale l'altro, cioè nel senso prendono anche banalmente quelli che puoi trovare online da 5 euro e te lo piazzano senza valutare se lo specchio è concavo, se lo specchio è liscio o se lo specchio è convesso. O persino se non è presente lo specchio. Infatti, a volte vengono persino installati semplicemente delle sequenze di trigrammi che non hanno nessun senso, nel senso non hanno nessun effetto al loro posizionamento, se non puramente artistico ed estetico. Lo specchio, infatti, è una parte fondamentale del Bagua. Lo specchio rappresenta tre tipi differenti di azione rispetto a un potenziale sha, quindi a una potenziale energia che sembra venirci contro, che sembra volerci attaccare. Lo specchio concavo che cosa fa? Lo specchio concavo è uno specchio che accoglie, quindi si pensa che il Bagua concavo vada bene a raccogliere e a mantenere in modo tale che si disperda un po' alla volta quelle che sono le influenze negative. Uno specchio concavo funziona un po' come un attrattore, nel senso, ok, concentra su di me questo chi non adeguato, viene accolto all'interno del mio specchio e verrà poi disperso senza che influenzi pesantemente l'abitazione. Lo specchio convesso, invece, quello che viene verso fuori, va a rispedire in un certo senso indietro e a disperdere completamente quella che è l'informazione energetica. Solitamente si preferiscono gli specchi concavi se noi vogliamo creare una situazione in cui non si attivi il conflitto. Ad esempio, se noi abbiamo la casa di un nostro vicino con un angolo o con il tetto che punta verso di noi, cosa fa? Va a creare in noi una situazione di sentirci costantemente sotto attacco. Quello che spiego sempre è proprio l'istinto naturale delle persone a difendersi da potenziali forme acuminate, appuntite o che vengono nella nostra direzione. Quindi, se io ho a che fare con la casa di un vicino e non ho voglia di attaccare briga, di attaccare litigi con lo stesso, utilizzerò uno specchio concavo che mi permetterà di disperdere in modo un po' meno impattante questo sha, questo chi negativo. Al contrario, se sono forme che non possono causare dei scontri, ma da cui dobbiamo difenderci. Pensiamo ad esempio un allineamento proveniente da pali della luce, da linee dell'alta tensione o da altre forme architettoniche o anche geologiche. Pensiamo a montagne o altri tipi di struttura che si erge dal terreno. In quel caso possiamo usare uno specchio convesso che si pensa abbia un effetto più immediato e di fatto comunque vada a tutelare la porta dell'abitazione o l'affaccio su cui stiamo lavorando in un modo corretto. Infine c'è lo specchio piano che viene utilizzato più raramente, ma lo specchio piano fondamentalmente crea un riflesso reale. Tutto ciò che viene verso di noi torna indietro, per cui anche in quel caso sarà da valutare l'effetto. Perché noi riusciamo a percepire questo tipo di informazione a seconda della differente forma degli specchi? Perché in fondo è proprio la nostra percezione visiva. Noi sappiamo che lo specchio viene utilizzato con molta attenzione e coerenza nel feng shui e non come nel feng shui moderno che metto uno specchio con una forma di qua, uno specchio con una forma di là e facciamo un po' di luce e d'allegria. Molto spesso, sfortunatamente, è così.
lo specchio viene utilizzato proprio come un sostituto di quelli che sono gli affacci di solito. Quindi noi utilizziamo gli specchi dentro casa esclusivamente se ne abbiamo bisogno per la nostra igiene e cura personale, ovviamente per metterci in ordine, o se abbiamo bisogno di creare delle aperture degli affacci nei luoghi in cui non ci sono o in cui manca molto l'informazione luminosa naturale. Utilizziamo quindi il baguà solamente all'esterno proprio perché innanzitutto sono degli specchi tendenzialmente deformanti e gli specchi deformanti, ma anche gli specchi opacizzati, antichizzati, non andrebbero mai utilizzati dentro casa perché ci portano delle informazioni non piacevoli a livello profondo, a livello inconscio. Ma inoltre il baguà proprio ha questa finalità di essere una specie di scudo che utilizziamo verso le influenze negative esterne. Quindi mi raccomando, se vedete un intervento in cui vi fanno mettere i baguà in ogni stanza, sfortunatamente non è un intervento basato sul feng shui tradizionale, bensì sul feng shui moderno e popolare, principalmente della scuola dei berretti neri. Quindi prestiamo sempre attenzione e se proprio ci piacesse tanto un baguà, utilizziamolo come protettore delle nostre porte. Al prossimo video. Ciao!